Buongiorno amici di Super J e bentornati ad una nuova puntata di A Colazione. Questa mattina con noi in nostra compagnia per trascorrere una mezz'ora insieme a commentare notizie, approfondire fatti e temi di attualità, l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Buongiorno assessore. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi, per aver trovato del tempo da dedicarci in giornate sempre piene di impegni, anche quest'oggi insomma tra un po' andrà a Roma, ci ha detto. Quindi esattamente. Impegni istituzionali che la tengono sempre molto molto attivo, tra l'altro in questa fine marzo, oggi è 31 marzo, anche un po' freddina, con un tempo abbastanza uggioso, umido, che ci sta facendo attendere la primavera con ansia. Allora assessore, noi come lei sa commenteremo un po' di notizie del giorno prendendo spunto dai quotidiani, poi magari ci soffermeremo su qualche tema di sua più stretta competenza. Ovviamente se vogliamo partire dal nazionale, c'è sempre la guerra in Ucraina in primo piano, con la strada difficilissima verso la pace. Ogni giorno, no, sembra che si aprano degli spiragli anche in base alle trattative, ai colloqui che ci sono tra le delegazioni russa e ucraina. Purtroppo però di fatto si combatte ancora e c'è tanta sofferenza in Ucraina. Purtroppo sì, osserviamo attentamente e quotidianamente l'evolversi della situazione in Ucraina, perché logicamente questa guerra ci preoccupa, perché può avere ripercussioni anche nella nostra nazione, nella nostra regione. Sappiamo benissimo che tante aziende sono in difficoltà per mancanza di alcune materie prime, per il caro prezzi, quindi speriamo che al più presto si possa trovare una tregua affinché si possa tornare alla normalità. E poi c'è logicamente il problema di tanti decessi, il problema dell'immigrazione, tante persone che stanno arrivando in Italia, anche in Abruzzo, e quindi logicamente stiamo lavorando per attenuare questo trauma che stanno subendo i cittadini dell'Ucraina. E lei diceva anche degli sforzi che la regione, l'Abruzzo, la popolazione anche abruzzese, perché tanti cittadini hanno messo a disposizione anche le loro case, hanno aperto case per accogliere i profughi dell'Ucraina. La regione si è attivata insieme al sistema istituzionale, le prefetture, la protezione civile. Ci può fare un punto della situazione riguardo l'accoglienza dei profughi in Abruzzo? Sì, stiamo cercando, come dicevo, di affrontare questo ulteriore emergenza. Stiamo lavorando in sinergia con le altre istituzioni. Come sapete, io ho istituito da qualche settimana un tavolo permanente in materia scolastica. Sì. Ieri ci siamo riuniti insieme ai 4 prefetti, alla protezione civile, al Dipartimento Sanità e logicamente l'ufficio scolastico regionale per monitorare la situazione. Al momento sono circa 216 gli adolescenti e i minori inseriti nel mondo della scuola. Io, facendo parte della conferenza Stato-Regione, ho anche sollecitato al Ministro un intervento economico, perché c'è carenza di supporti linguistici. Secondo dei mediatori, dei traduttori, figure specialistiche. Esattamente, per cercare di agevolare l'inclusione scolastica di questi minori. Devo dire che il Governo ha impegnato delle somme che arriveranno alle regioni appunto per trovare questi supporti. Parallelamente a quanto sta avvenendo o avverrà anche per l'accoglienza residenziale, definiamo così, insomma, anche lì il governo e la protezione civile hanno stanziato delle somme. Hanno stanziato le somme, sono usciti anche dei parametri, sì, in cui appunto si può fare riferimento. Poi noi come regione abbiamo previsto anche una finestra sul sito per tutti coloro che vogliono accogliere i minori non accompagnati. Questo lo abbiamo fatto in sinergia col Tribunale dei Minori e il Garante per l'Infanzia. Devo dire che c'è stato molto riscontro, e poi abbiamo fatto un avviso per le strutture alberghiere, sì, che hanno dato appunto la disponibilità ad accogliere gli ucraini. Anche perché c'è particolare attenzione proprio per i minori, spesso arrivano anche bambini orfani, quindi non accompagnati, arrivano in particolare
madri con i loro bambini, quindi bisogna stare anche attenti a tutelare molto delicata. Io la settimana scorsa sono stato a Cerchio, che appunto la comunità locale, con l'aiuto e il supporto dell'amministrazione comunale, dell'associazione degli alpini e dei medici di base, stanno accogliendo circa 40 ucraini. C'è stata la visita del ministro Gelmini, sicuramente un esempio di accoglienza che va preso in considerazione, e devo dire che l'Abruzzo dimostra sempre una certa solidarietà, e questo è un po' che farmi piacere. In queste prime esperienze di inserimento nelle scuole dei bambini ucraini, come stanno andando, insomma, sia da parte, diciamo, delle loro reazioni, ma anche degli studenti e dei ragazzi abruzzesi, no? Come si integrano? Ripeto, ieri abbiamo fatto questo tavolo, non ci sono particolari criticità, il problema più grande è la lingua, per questo motivo stiamo reperendo dei specialisti in materia linguistica e specialisti in materia di psicologia per supportarli. E poi devo dire che l'Ufficio Scolastico Regionale ha fatto un prontuario per la lingua base italiana, che diciamo all'inizio può essere utile per questi bimbi. Assolutamente. Allora, altro tema che ricorre ovviamente è quello legato alla pandemia. Sempre il titolo d'apertura del Messaggero Abruzzo è: gli ospedali resistono al Covid. I contagi sono ancora alti, c'è questa fase, insomma, di crescita dei contagi, però i ricoveri non viaggiano parallelamente, per fortuna, probabilmente merito del vaccino in primis, no? Ci sono diversi casi, anche in aumento in questi giorni, però come diceva lei non ci sono tantissimi ricoveri, quindi è la dimostrazione che il vaccino va a attenuare gli effetti di questo virus che purtroppo ha causato diversi decessi in questi anni, ormai siamo a 2 anni. Però devo dire che dobbiamo sempre stare attenti e cercare di adottare ogni misura di sicurezza, quindi i casi sono ancora tanti, però la fortuna è che ci sono minori ricoveri, quindi diciamo che le reti ospedaliere non vanno in tilt e posso continuare a fare le prestazioni ordinarie. 2200-2300 la media dei nuovi positivi al giorno ultime settimane, però il dottor Albani, referente regionale per l'emergenza, insomma, sottolinea appunto che non ci sono criticità per quanto riguarda gli ospedali, l'ospedalizzazione. Però a tal proposito dobbiamo anche ricordare che oggi di fatto è l'ultimo giorno di stato d'emergenza. Oggi si concluderà, da domani ci sono nuove regole, anche lì per quanto riguarda la scuola, che è una delega che io ho, cambieranno appunto le regole, come dicevo, non è necessario più la vaccinazione, cioè possono rientrare anche i professori non vaccinati, basta solo un green pass base col tampone, però non possono svolgere attività didattica. C'è qualche, insomma, quindi devo dire che rientrano ma con altre funzioni. Grazie, intanto l'assessore ci portano il nostro caffè. Grazie mille, come sapete, insomma, è questa per noi e per i nostri ospiti anche l'occasione a quest'ora di prendere un altro caffè. Immagino, no? Perché non sarebbe il primo della giornata. Abbiamo preso già a casa, ne prendiamo grazie, un altro volentieri. Grazie mille. E dicevo che riguardo appunto a questo rientro in servizio del personale Novax, definiamolo così, nelle scuole, qualche malumore, qualche polemica c'è stata, non sono mai mancate in questi 2 anni le polemiche sui temi dei vaccini e dei Green Pass, su questo che diceva lei, sul fatto che comunque non possono stare a contatto con i bambini, non possono insegnare di fatto, non si capisce nemmeno fondamentalmente in cosa saranno impegnati. In questa prima fase possono rientrare all'interno delle scuole con il Green Pass base, quindi basta un tampone negativo, anche antigenico. Però non posso svolgere attività all'interno della classe in cui ci sono più persone, ma posso svolgere attività scolastiche collaterali che poi logicamente il dirigente individuerà. Tra l'altro c'è anche appunto un tema di Green Pass, ormai un allentamento, diciamo, della esigenza di esibire il Green Pass anche per tante altre
attività, pian piano si andrà di fatto verso probabilmente una graduale eliminazione da qui in futuro, no? Non dovessero esserci peggioramenti della situazione. Questa è un'intenzione del governo, c'è un'attivazione totale, dovrebbe essere intorno a fine aprile, si dovrebbe tornare quasi alla normalità, non serve più il Green Pass, esatto, per entrare in diversi esercizi commerciali, locali, e quindi si spera che si possa tornare alla normalità, monitorando sempre la situazione, perché ad oggi comunque i numeri sono abbastanza rilevanti. Assolutamente. Poi invece, venendo un attimo qui al nostro territorio, la notizia di ieri che campeggia ovviamente in prima pagina, sul centro, anche sul Messaggero, con una fotonotizia, questa tragedia sfiorata, la possiamo definire così, sulla 24, con la frana di massi che sono caduti appunto sulla carreggiata, credo in zona di Covaro, come nel territorio laziale già, l'autostrada è chiusa, tuttora è chiusa, insomma, no? In tratto dell'autostrada, c'è uscita obbligatoria a Carsoli per chi viene dall'Abruzzo. È chiusa, c'è stata questa caduta di massi, per fortuna, fortunatamente, senza causare grossi danni, però è un campanello d'allarme che noi comunque come regione stiamo cercando di evidenziare da tempo, perché questa autostrada al momento non è sicura. Sì. Il governo deve sollecitare, sono tante questioni aperte legate a, deve sollecitare l'ente gestore affinché ci sia una messa in sicurezza di tutto il tratto, perché è un'arteria fondamentale che collega l'Adriatico al Tirreno, quindi molto frequentata, soprattutto andiamo nel periodo pasquale, nonché estivo, quindi sicuramente vanno messe in campo una serie di azioni affinché si possa viaggiare in sicurezza, perché quello che è successo ieri non può accadere. La fortuna è che non è successo niente di grave, non ci sono stati grossi danni, però è un campanello d'allarme che sicuramente va affrontato nell'immediatezza. Noi avevamo già sollecitato gli interventi all'ente gestore, ribadiamo questa cosa anche al governo, al Ministero delle Infrastrutture, affinché possa essere messa in sicurezza. Ricordiamo che c'è anche un commissario individuato specifico proprio per la messa in sicurezza sismica dell'autostrada 24-25, che si unisce al commissario per la messa in sicurezza del traforo, cioè del sistema Gran Sasso, sì, quindi è un insieme di situazioni. Bene i commissari, ma bisogna snellire le procedure, mettere delle somme, cercare di accelerare, perché appunto lì un transito continuo, non si può attendere le solite tempistiche delle procedure burocratiche italiane che appunto rallentano il tutto. Se si tratta appunto di un'emergenza, vanno messe in campo delle azioni di urgenza. Assolutamente, certo. Allora, sì, qui ritroviamo anche sul centro quello di cui parlavamo prima, cioè le novità per il mondo della scuola legate alla fine dello stato d'emergenza. Infatti il titolo è "Addio lezioni da casa", il riferimento è alla DAD, didattica a distanza, e torna il personale Novax, i docenti non protetti faranno solo presenza. Esatto, quello che dicevamo prima. Esattamente. In DAD solo i positivi, cioè non verranno praticamente più chiuse le classi, intere classi in caso di positività. Si torna completamente in presenza. È stato un trauma la didattica a distanza, perché crea un pregiudizio allo studente non solo a livello formativo ma anche a livello educativo, perché la mancanza della socializzazione crea dei danni, e soprattutto l'abbiamo riscontrato negli ultimi periodi in cui tanti ragazzi hanno sofferto questa DAD. In effetti ogni volta che ho dovuto firmare l'ordinanza di chiusura è stato sempre un trauma anche per me, devo dire, perché capivo le poi difficoltà. L'assessore racchiude, insomma, comunque detiene le deleghe all'istruzione, al sociale, e i due campi sono strettamente legati l'uno all'altro, perché abbiamo visto in questo periodo di pandemia come probabilmente anche in virtù o a causa di queste difficoltà nel mondo dell'istruzione, scuole chiuse, eccetera, ci sono state molte ripercussioni sociali proprio nella vita quotidiana degli adolescenti, dei ragazzi. Sì, abbiamo riscontrato diverse difficoltà per questi ragazzi che appunto non potevano frequentare le classi. Innanzitutto si accentua l'abbandono delle scuole, sì, che è già un dato allarmante in Abruzzo. Quindi il fatto di tornare in presenza e alla normalità è sicuramente un fatto importante. Noi logicamente abbiamo cercato di fare di tutto per attenuare gli effetti negativi della DAD, però logicamente la didattica in presenza è un'altra storia, come dicevo prima, per il percorso formativo dello studente. A proposito di normalità,
anche di scuola. Vedete sulle cronache di Teramo del centro la notizia, ci cioè siamo occupati anche ieri nel nostro TG J News del ritorno ai 100 giorni a San Gabriele lunedì prossimo. Tra l'altro si è proprio atteso la fine dello stato d'emergenza, altrimenti il giorno canonico sarebbe stato il 14 marzo se non sbaglio, dove tra l'altro qualcuno si è presentato anche, mi è stato detto che spontaneamente sono arrivati dei pullman il 14 marzo non attesi a San Gabriele, però poi ecco, sono stati accolti ovviamente lo stesso dai padri passionisti. Però lunedì prossimo 4 aprile è il giorno, l'appuntamento dei 100 giorni, previsti 6.000 giovani, quindi migliaia di maturandi, con un maxi servizio d'ordine, riunioni già effettuate in prefettura con la questura e quant'altro. È un appuntamento tradizionale, segna anche questo, come dire, un po' un ritorno alla normalità. Un evento tradizionale che tutti abbiamo fatto, anche io, ai tempi della quinta superiore, con la benedizione delle penne, speriamo che tutto avvenga. Anche un po' un corollario di altre situazioni meno spirituali, diciamo così. Però, sì, però tutto deve rimanere nell'ambito di fare in modo che non ci sia regole, affinché non ci siano effetti collaterali negativi, che poi va a rovinare una festa che è bellissima e che è appunto una tradizione dell'Abruzzo e non solo, perché vengono anche, fuori dalla regione. Poi San Gabriele, il nostro santo, patrono dell'Abruzzo, quindi dei giovani, quindi proprio anche questa, come diceva Elena, dimostrazione di ritorno alla normalità. Ci saranno 50 pattuglie delle forze dell'ordine proprio per controllare all'arrivo i pullman previsti, le auto previste, la presenza eventualmente di alcol o droga, quindi un sistema di sicurezza molto ben organizzato. Lei ci sarà, parteciperà, ha intenzione di portare un saluto nella giornata di lunedì? Lunedì sono impegnato, quindi vedo se riesco a passare, ma è molto difficile. Ok, continuiamo un po' a sfogliare i quotidiani, siamo sempre qui sul centro, un po' di amministrazione locale teramana, insomma, lei si occupa di istruzione, c'è un articolo sul centro che riguarda proprio l'istruzione comunale, quindi gli asili nido. Sapete che a Teramo alcune strutture sono assegnate in gestione ai privati, è stata aperta una gara appunto per tre strutture, un appalto da 1.700.000 euro per 2 anni, ma il comune punta a riprendere una delle scuole nel 2023, comunque una spesa anche abbastanza ingente, no? Sono appalti piuttosto pesanti. Ci è stata fatta questa scelta anche per ovviare, credo, a carenze di personale educativo da parte del comune. Non entro nelle scelte dell'amministrazione perché non conosco la documentazione, il bilancio, quindi è difficile esprimere un giudizio. Quello che posso dire è che come regione stiamo portando avanti il progetto 06, un progetto molto importante per questi adolescenti, e stiamo cercando di mettere delle somme appunto per abbassare i costi delle tariffe, in modo che tutti possano frequentare la scuola dell'infanzia, perché a volte i costi sono veramente esosi e molti genitori non riescono a sostenerlo. Assolutamente. Sempre sulle pagine del centro poi c'è questa situazione abbastanza calda, diciamo così, in questi giorni, cioè il destino a rischio di 100 interinali della Ruzzoreti. C'è stato ovviamente l'intervento dei sindacati, una riunione in prefettura perché c'è uno stato di agitazione ufficialmente aperto dai sindacati, tentativo di raffreddamento in prefettura, però non si è trovata una soluzione. 100 lavoratori che si parla o di una riduzione di orario o addirittura di un taglio di posti, quindi una situazione abbastanza calda. Una situazione difficile, però è un peccato che devono pagare dei dipendenti che hanno appunto degli impegni spesso con dei mutui, delle famiglie, quindi bisogna trovare una soluzione che possa attenuare e fronteggiare questa criticità. L'indicazione di riduzione del carico, insomma, degli interinali è arrivata dall'ERSI, l'ente regionale che controlla il sistema idrico. Cioè ha una vigilanza sugli enti che si occupano di acqua. Indicato a Ruzzo di ridurre il numero del personale interinale, quindi la società ha prospettato un piano appunto ai sindacati e ai dipendenti, che ovviamente speriamo non è stata accettata. Speriamo che si trovi una soluzione il meno traumatica per i dipendenti, i lavoratori, che giustamente non devono pagare le conseguenze appunto di eventuali criticità di bilancio. Di bilancio, certo, ovviamente. Speriamo. Viene chiesta da parte dei sindacati la mediazione dei sindaci, che poi, che poi sono i soci dell'assemblea.
Riguardo il suo partito, assessore, la Lega, c'è stato ieri l'annuncio della nomina di Maria Di Domenico, responsabile organizzativo provinciale, segue una serie di annunci di ruoli, una riorganizzazione del partito sul territorio, a partire dalla nomina di Ivan Costantini, il sindaco di Giulianova, come segretario provinciale, insomma responsabile provinciale, e altri ruoli simili. Insomma, la Lega si sta radicando, si sta consolidando sul territorio. Si sta consolidando, sì, c'è una riorganizzazione. Sabato abbiamo fatto un'assemblea qui a Teramo, sì, appunto, come diceva lei, in questi giorni ci sono state diverse nomine, tutte nomine molto valide, da Ivan Costantini, Alessandra Fasulo con il vice Nico, ieri Maria Di Domenico, tutte persone comunque che gestiscono bene la cosa pubblica, che conoscono le istituzioni, quindi in sinergia possiamo fare un ottimo lavoro insieme appunto al nostro coordinatore, l'onorevole Gidero, ma anche l'onorevole Zennaro e Bella Chioma, che appunto danno sempre supporto a noi amministratori per qualsiasi cosa. Quindi un partito che comunque è il primo partito alle ultime regionali, che deve dare un segnale importante al territorio per dare risposta ai cittadini, e stiamo puntando molto sul programma, sulle tematiche. Saranno istituite appunto delle commissioni, ciascuna per la loro competenza, avranno dei confronti che l'associazione di categorie con gli ordini professionali, commercianti, artigiani, per cercare di individuare le criticità, le problematiche e trovare le soluzioni giuste. Diciamo che è un po' un avvio, per così dire, di campagna elettorale, non solo per ovviamente le scadenze prossime, adesso magari ne parleremo, nei comuni che tornano al voto quest'anno, cioè Martinsicuro, Tortoreto, Valle Castellana, Grognaleto nell'interno, ma anche per la grande sfida del prossimo anno al comune di Teramo? Al momento c'è stata una riorganizzazione, come dicevo, con tutte persone valide. Stiamo lavorando per il programma, per diciamo, le tematiche sentite dai cittadini. Vogliamo stare sul territorio, continuiamo con la campagna tesseramenti, quindi stiamo facendo un ottimo lavoro con gli altri colleghi assessori. Siamo quattro in giunta, ci sono sette consiglieri regionali, abbiamo degli onorevoli, possiamo fare un ottimo lavoro in sinergia per dare, come dicevo, delle risposte ai cittadini. Questa è la cosa più importante che interessa in questo momento al partito della Lega. Poi mano a mano che ci avviciniamo alle elezioni cominciamo a parlare anche di nomi. Al momento puntiamo diciamo, sul programma e sulle varie materie che interessano ai cittadini. Io però di nomi non posso non, come dire, sfruttare l'assist che fa il quotidiano Il Messaggero questa mattina, perché giustamente manca più di un anno, però negli ultimi tempi un po' di vivacità sul fronte politico si incomincia a vedere, anche tra dichiarazioni, botta e risposta da una parte all'altra. E Il Messaggero, come dicevo, sulla pagina di Teramo questa mattina fa una specie di quadro attuale della situazione, sempre ricordando che siamo a 14 mesi dal voto. Il titolo è Paolo Gatti contro D'Alberto per conquistare il capoluogo. Si parla delle manovre nel centrodestra per la candidatura a sindaco. Altri nomi che in realtà circolano in questo periodo sono quella anche di Maria Ceci, che è la presidente dell'ATER di Teramo, gradita alla Lega, così appunto titola Il Messaggero, o nel polo civico che si starebbe formando con diciamo, l'attuale Italia Viva, il ruolo dei consiglieri comunali Giovanni Luzzi, Osvaldo Di Teodoro, Ivan Verzilli, c'è anche il nome di Maria Cristina Marroni. I nomi escono sui giornali, insomma, lei dice presto, però come diceva lei, mancano 14 mesi. Indiscrezioni ci sono. È certo che si vuole trovare una coalizione alternativa all'attuale amministrazione, però dobbiamo parlare, come dicevo, di tematiche importanti per Teramo, che sono il turismo, la ricostruzione, l'occupazione, il commercio, il centro storico, le grandi infrastrutture che mancano alla città capoluogo. Dopodiché si comincia a parlare di nomi, si riunirà il tavolo politico, che deve essere ampio, deve coinvolgere anche le civiche, perché il centrodestra deve essere unito per vincere. Quando è unito il centrodestra vince, quindi dobbiamo cercare di coalizzare il più possibile e trovare una figura che possa piacere ai cittadini. Però
dire che è ancora presto per parlare di nomi. Cerchiamo di capire invece quali sono le problematiche e le soluzioni che possiamo dare ai teramani che appunto non sono contenti di questa amministrazione. Cioè, in questo momento non c'è nessuna preclusione, nessun veto nei confronti di qualcuno. Assolutamente, assolutamente. Siete aperti al dialogo con chiunque. Assolutamente. Il centrodestra per vincere deve andare unito, quindi c'è necessità di un tavolo politico aperto che possa coinvolgere più persone possibile da ogni punto di vista, tutte le categorie, dicevo, ma anche un disoccupato, perché anche un disoccupato può portare qualcosa di importante ad una lista, e quindi dobbiamo coinvolgere tutti e cercare di fare una coalizione che possa essere alternativa a questa amministrazione. Ovviamente più a breve termine arriveranno invece le elezioni, come dicevo, in comuni importanti della costa come Martinsicuro e Tortoreto. Sul centro oggi probabilmente si risolve il nodo del candidato sindaco, diciamo, del centrosinistra Martinsicuro, che sfiderà l'uscente Bagnoni. Il nome sembrerebbe essere quello di Giancarlo Micozzi, ex amministratore, ex assessore per due consigliature, che metterebbe d'accordo appunto l'alleanza fatta da Piazza Grande, in cui c'è anche il PD, e Città Attiva. La Lega a Martinsicuro è schierata con Bagnoni? Sì, riteniamo che Massimo Bagnoni è stato un bravo sindaco, ha fatto un ottimo lavoro, un professionista serio, professionale, che ha dimostrato che si può cambiare Martinsicuro, e certo che ha necessità di un'altra legislatura per portare a termine i programmi e i lavori che ha messo in campo. Tra l'altro lunedì, se non vado errato, siete stati anche con la ministra Stefani. Abbiamo fatto un incontro nella sala del municipio insieme al ministro Stefani, dopo che abbiamo fatto un evento a Teramo sul bullismo. Sicuramente un'iniziativa che io voluto fortemente, quello sul bullismo e cyberbullismo, che è un fenomeno in crescita, soprattutto nelle scuole, e quindi noi istituzioni dobbiamo attivare una serie di azioni per fronteggiare questa problematica. E l'arrivo del ministro è stato importante, sono molto contento, la ringrazio, molto sensibile a questa problematica. Ha chiuso questo ciclo di eventi, oltre 20 eventi fatti nelle scuole, sicuramente un altro anno lo ripetiamo, perché ha avuto sicuramente un effetto positivo, e abbiamo visto che i ragazzi ascoltano attentamente la problematica, con l'aiuto anche della polizia postale, di alcuni specialisti che hanno anche illustrato le conseguenze rispetto a degli atti di bullismo, delle ripercussioni civili e penali, certo, che possono avere. Su Tortoreto invece anche lì appoggio a Piccioni? Sì, al momento c'è, diciamo, una coalizione uscente anche lì che riteniamo che abbia fatto bene, quindi bisogna dare seguito a questa legislatura. Stiamo trovando un'amalgama, ma penso che il bravo Ivan Costantini, che sta lavorando molto bene in questi primi giorni dopo la nomina a coordinatore provinciale, farà un ottimo lavoro anche in questi comuni dove si vota pare a giugno, ancora non è ufficiale. La data ancora non c'è, giusto? 13-14 giugno, dovrebbe però essere non quella. È ufficiale. Stiamo per arrivare alla conclusione. Purtroppo c'è il fatto di cronaca degli ultimi giorni sull'uccisione del clochard, del senza tetto a Martinsicuro. Le indagini vanno avanti, il centro titola "Si cerca tra gli altri senza tetto". Ci sono state anche delle persone interrogate, sentite dalle forze dell'ordine. Si parla addirittura forse di una lite per un giubbotto rubato, perde quota l'ipotesi dell'azione di qualche tossicodipendente. Purtroppo qui una storia di degrado sociale, di difficoltà, di solitudine. Cristian Muntiano, 47enne romeno, purtroppo ci ha rimesso la vita. Sì, sono brutta storia. Brutte notizie da leggere. Brutta storia. Noi siamo quasi in chiusura, assessore. Volevo chiederle, prima di salutarci, anche a livello regionale, siamo quasi all'ultimo scorcio della legislatura. Sì. Suo obiettivo su cui sta lavorando in questo momento. Ci attendono sfide importantissime. Per quanto riguarda il mio assessorato, come avete avuto modo di leggere, abbiamo approvato il nuovo piano sociale. Sì. Abbiamo triplicato le somme, 450 milioni, anche alla luce di queste emergenze, quindi metteremo in campo una serie di misure per fronteggiarla, e poi stiamo mettendo in campo una serie di azioni per quanto riguarda il mondo del lavoro,
Abbiamo impegnato una somma di circa 21 milioni di euro per incentivi alle assunzioni, soprattutto per il mantenimento delle occupazioni, soprattutto in questo periodo in cui ci sono tantissime vertenze. Sì. Abbiamo anche impegnato una somma di 4 milioni e mezzo per l'area di crisi parvibrata per ricollocare le tante persone che sono in cassa integrazione. Ci spettano grandi sfide, però sono convinto che potremmo fare potremmo amministrare molto bene in questi due anni, cercando di snellire le procedure che spesso però rallentano le varie iniziative che andiamo a prendere. Però sono molto fiducioso, abbiamo anche i fondi del PNR, che è un'ulteriore sfida che ci permette di dare risposte ai cittadini in questo momento critico dovuto appunto alla pandemia e da ultimo anche alla guerra in Ucraina. Quindi cercheremo di fare il possibile per attenuare questi effetti. Benissimo, allora noi siamo davvero in chiusura del nostro spazio a colazione di questa mattina. Ringrazio davvero sentitamente l'assessore regionale Pietro Quaresimale per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie, e ci ritroveremo buona presto. Giornata a voi, buona Grazie. Giornata ai telespettatori. Ci fermiamo qui, questa trasmissione a colazione tornerà anche domani mattina puntuale alle ore 9. Grazie e buon proseguimento di giornata.